ma soprattutto una riflessione la farei fare a Pier Giorgio Odifreddi che è con noi stasera. Eccolo qua, accolto anche da un applauso. Addirittura. Buonasera a Qua, tutti. siccome sei un matematico, insomma ti devo chiedere subito, facciamo un punto su queste due parole, libertà, no? E democrazia. Secondo te che stato di salute hanno? Facciamo un check, diciamo, sullo stato di salute. Ma sai, per avere uno stato di salute bisogna essere vivi, bisogna esistere, no? Se qualcosa non c'è, è difficile dire che ha un grado di salute. Quando si parla di democrazia nel mondo in generale, occidentale e in Italia in particolare, mi viene sempre in mente una battuta di Gandhi, che un giorno c'erano ancora gli inglesi ovviamente in India, no? E un giornalista appunto inglese gli chiese: Mahatma, che cosa pensa lei della civiltà occidentale? E lui lo guardò con l'aria sorniona che aveva e disse: sarebbe una bella idea. E nel caso nostro, che cosa pensi della democrazia? No? Sarebbe una bella idea se ci fosse, no? Naturalmente. Il problema è che non c'è. Poi a me onestamente interessa più che altro quello che c'è in Italia. Perché anche nel caso della guerra, naturalmente, no, si parla di tante cose, è un po' come quando si parla di calcio, tutti vogliono essere allenatori, in questo caso tutti vogliono essere generali, sapere cosa succede sul campo. Ma noi siamo italiani e ci dovremmo interessare del nostro paese anche per cercare poi eventualmente di cambiarlo. Ora, se pensiamo effettivamente a qual è lo stato della democrazia in Italia, anzitutto basta guardare dei numeri, che poi sono quelli che danno effettivamente la temperatura, diciamo così, del paziente, no? Abbiamo avuto elezioni recentemente, per esempio, le elezioni regionali, in cui un terzo degli elettori è andato a votare. Questo significa che chiunque vinca, se anche prendesse tutti i voti, sarebbe pur sempre una minoranza. Cioè, quello non è una democrazia quando una minoranza comanda. Abbiamo un governo, il governo attuale, quello della Meloni, che ha la maggioranza dei seggi in Parlamento, ma se guardiamo i voti che la Meloni ha raggiunto, perdon, i voti che la coalizione di destra ha raggiunto alle scorse elezioni politiche, è semplicemente sono il 25% degli elettori, un quarto della popolazione che governa l'intero paese. Una volta Burke, il famoso filosofo, politologo inglese, quello che inventò l'espressione quarto potere per la stampa, no? Lui diceva che la democrazia è una cosa pericolosa perché rischia di essere la dittatura della maggioranza. Quando un governo, un partito hanno la maggioranza degli elettori, poi magari impongono la loro volontà anche alla minoranza. Per noi è Ma un quelli erano obiettivo tempi in cui, questo, diciamo. Per noi è un appunto, no? obiettivo, Cioè, qui non arrivare c'è alla nemmeno una. dittatura della maggioranza sarebbe l'obiettivo ideale per noi in questo momento, Esatto, perché la mentre invece dittatura è noi quella di una abbiamo una minoranza. dittatura, esatto, in quel caso è una dittatura tout court semplicemente, no? Questa è la dittatura. E questo è per quanto riguarda semplicemente il modo in cui noi ci rapportiamo alle istituzioni. Ma poiché si è parlato di guerra, ovviamente anche la giornata, no, ci richiama a questo, ma che democrazia è? Quella di un paese in cui i cittadini non sono mai interpellati per ciò che riguarda la politica estera, anzi non solo, se volessero essere interpellati e che quindi chiedessero un referendum, per esempio, a proposito di qualche legge o di qualche trattato estero, la Costituzione glielo impedisce. Non si possono fare referendum su trattati esteri e su politica estera. Il che significa che tutte le politiche che hanno a che fare con il resto del mondo ci vengono imposte. A volte da un secolo, per esempio, noi abbiamo dei rapporti stretti col Vaticano, abbiamo un concordato col Vaticano che è stato firmato nel 1929, poi c'è stata naturalmente una revisione nel 1983, ma il concordato noi non lo possiamo abolire, nemmeno volendo. Siamo entrati nella NATO. Nel 1949 siamo entrati nelle Nazioni Unite nel 1955, cioè le Nazioni Unite 10 anni dopo, ma la NATO subito naturalmente, no? E non si può mettere in discussione l'appartenenza alla NATO, non lo si poteva fare
fino alla caduta del muro di Berlino e alla caduta dell'Unione Sovietica per ovvi motivi, perché se volevi farlo facevi la fine di Allende o ti venivano i carri armati americani, no? Oppure dall'altra parte arrivavano quelli russi, ovviamente, no? Perché la cosa era speculare. Ma da allora in poi forse avremmo potuto pensare se la NATO effettivamente è il luogo o l'alleanza in cui vogliamo stare. Tra l'altro questa guerra viene presentata appunto, no, si dice la NATO è un'associazione soltanto difensiva, no, che non fa guerra. E poi se uno guarda invece noi stessi come Italia siamo stati coinvolti in un certo numero di guerre che la NATO ha fatto. Pensiamo alla Bosnia, Erzegovina, pensiamo al Kosovo, siamo andati in Afghanistan, addirittura gli ultimi che hanno abbandonato l'Afghanistan sono stati gli italiani ed era un italiano il coordinatore delle truppe NATO, l'ambasciatore Pontecorvo. Ora, allora non ci si venga a dire che noi non facciamo la guerra e che la NATO è un'associazione difensiva. La NATO, dopo la caduta del muro, è un'associazione offensiva, molto, che fa guerra da tutte le parti. Noi non sempre siamo coinvolte, ne ha fatte per esempio in Libia, ovviamente, ne sta facendo in Siria, no, e così via. E allora noi non siamo mai coinvolti e non siamo mai interpellati. Non siamo interpellati nemmeno per le questioni europee. C'è stato un referendum nel 1989, che era un referendum consultivo, cioè indipendentemente da quale fosse il risultato il governo poteva fare quello che voleva, ed era, si chiedeva al popolo, ce lo siamo dimenticati quasi tutti, anche perché c'è stato un plebiscito, se si voleva trasformare l'unità monetaria, diciamo così, o meglio l'unità mercantile, in un'unità politica. E questa era una cosa piuttosto grossa, no? Era consultivo, abbiamo detto di sì, ma tutto il resto, l'entrata nell'euro per esempio, o anche soltanto decidere se accettare altri paesi nell'Unione Europea. Io per esempio un sacco di quei paesi l'avrei tenuti fuori, anche perché si dice l'Europa con l'articolo determinativo, ma in realtà di Europa ce ne sono tante e lo stiamo vedendo. C'è un'Europa latina, c'è un'Europa anglosassone, c'è un'Europa slava, sono cose diverse e fare un'insalata, se si può dire oggi, un'insalata russa, no? Non è una bella cosa. E grazie, tutte queste grazie cose mille, no, ci fanno grazie capire che la democrazia è una bella idea e sarebbe bello che ci fosse. Mi sembra un check perfetto. Si può aggiungere soltanto una cosa a quello che ha detto Di Freddi, che saluta naturalmente, mi auguro che faccia parte di questo baraccone, insomma, in modo che possiamo cominciare a divertirci insieme, ma si può aggiungere una cosa, che la NATO era il momento di superarla, perché eravamo arrivati al punto che si poteva superare la NATO. Era una questione all'ordine del giorno, cioè che si poteva discutere tranquillamente, senza catastrofiche conclusioni. È proprio per questo, secondo me, che ci sono le guerre, perché così si consolidano le vecchie abitudini, perché senza la guerra la NATO sarebbe diventata un arnese vecchio da buttare via in poco tempo, invece adesso è diventato di grande attualità.